Bella a tutti ragazzi, qua The Beast dello staff di Noi Malati di Foot. Prima di iniziare vi ricordo di passare da vipcoinfifa.com e utilizzando il codice coupon che trovate in descrizione avrete il 5% di sconto. Siamo qui oggi con questo nuovo squad builder, il mio primo squad builder su questo canale. Se passate dal mio canale ne troverete altri. E siamo qui con questo squad builder di una squadra dal prezzo abbastanza basso, ovvero 20.000 crediti più o meno. Non date caso ai prezzi che vedete a cui ho comprato i giocatori, perché alcuni sono di tanto tempo fa. E partiamo subito. Modulo, secondo me il miglior modulo che c'è su questo gioco, ovvero il 4-3-2-1. Iniziamo subito dal portiere, ovvero Samir Handanovic, un portiere veramente fortissimo, 1100 crediti, para praticamente di tutto, buonissimo tuffo, buona presa, buoni riflessi e buon piazzamento. Un portiere diciamo abbastanza completo ad un prezzo ridotto, sicuramente il miglior portiere NIF della Serie A. Il terzino destro è una vera sorpresa, ovvero Clean Upgrade, perché la sua versione non upgrade è Argento 74 se non sbaglio, perché comunque ha una buona velocità, un buon dribbling, una buona difesa e un buon fisico. Il work rate c'è di meglio, però non c'è bisogno di lamentarsi, anche perché su FIFA 15 i work rate non influiscono più di tanto sulle prestazioni. Perciò veramente ottimo giocatore, anche perché qui vedete 2500, ma come vedete la data dell'acquisto è risale a febbraio, perciò adesso costerà 1000 crediti, 1100 crediti. Passiamo alla coppia di difensori centrali, ovvero da una parte abbiamo Giorgio Chiellini, fortissimo difensore, veloce, fisico, difensivo, buon work rate, veramente giocatore perfetto. E praticamente è quasi una sua copia Barzagli, magari un po' meno fisico, però comunque in difesa è molto più forte, visto anche il work rate basso alto che lo terrà sempre in difesa. Perciò due difensori centrali veramente ottimi. Passiamo al terzino, Alberto Moreno, un giocatore che ho utilizzato praticamente tutto l'anno perché in varie ispezioni, perché non ha avuto sempre le stesse squadre. Veramente ottimo, ottimo terzino, veloce, fisico, buon dribbling, 80 per un terzino non è niente male. E un work rate che per questo modulo non è veramente brutto alla fine, perché attacca e difende contemporaneamente. E ha anche un buon passaggio, perciò qualche cross ogni tanto lo fa benissimo. Passiamo ai centrocampisti centrali. A destra abbiamo forse la sorpresa di questo centrocampo, ovvero Morgan Schneiderlin, non so se si pronuncia così il cognome. Un ottimo centrocampista per essere un oro non raro, buon fisico, buona difesa, quello che potrebbe essere il CDC, diciamo che può fare solo il CDC e basta. E invece si rivela un buon CC dal punto di vista offensivo ma anche difensivo. È diciamo quello che sia attacca sia difende. Passiamo al centrocampista centrale, un altro giocatore che mi è piaciuto veramente molto durante il corso di tutto l'anno, ovvero Matic. Buon fisico, buona difesa, buon passaggio, velocità discreta, un work rate difensivo, ma non troppo. Ma comunque quando si fa vedere in attacco fa la sua sporca figura. Passiamo a quello di qualità del centrocampo, ovvero Coutinho, un giocatore che mi piace veramente tantissimo quest'anno perché comunque è veloce, ha un buon dribbling, un ottimo passaggio e un tiro. Niente di che alla fine, però non ci dovete tirare molto con un centrocampista in questo modulo specialmente. Comunque 4 stelle di skill e 4 di piede debole, niente male, soprattutto anche il work rate che lo fa attaccare abbastanza. Comunque i work rate di questo centrocampo sono bilanciatissimi. Ma passiamo alla parte caliente, la parte calda della squadra, ovvero l'attacco. Allora, a TT abbiamo l'upgrade. L'upgrade penso che più mi ha stupito di quest'anno, ovvero Claudio Beuve, che ha avuto un upgrade di 1 o 2 punti, perché prima era argento, adesso è un oro raro 75 ed è un giocatore wow, fortissimo, perché vabbè, la velocità è devastante. Penso il giocatore più veloce che io abbia mai provato su questo gioco, e non scherzo. Un work rate perfetto per questo ruolo, alto basso, perché è praticamente un attaccante aggiunto. Purtroppo le 3 stelle piede debole e le 3 stelle skill lo rendono un po' meno. Comunque, magari voi potreste pensare di non utilizzarlo, perché alla fine in Ligan c'è Lukas che è un giocatore fantastico. Ma se volete cambiare, vi consiglio assolutamente questo giocatore, che alla fine non costa niente. Perciò, alto basso di work rate, 92 velocità, un ottimo tiro, un ottimo passaggio. Infatti, 4 assist. Cosa volete di più dalla vita? Passiamo all'ATS, che è un giocatore anche lui che in tutto l'anno ho utilizzato tantissimo e mi è tantissimo piaciuto, ovvero André Schürrle. 4 stelle piede debole, 4 stelle skill, 88 velocità, 83 tiro, 83 dribbling. Non c'è più altro da aggiungere, perché questo giocatore non ha veramente
non può essere descritto perché è troppo forte. Un'ottima velocità, un ottimo tiro, un ottimo dribbling. Praticamente un attaccante aggiunto. Infatti, bisognerà, da attaccante, considerato anche i tre attaccanti, fare un gol ogni due partite. È veramente ottimo. Ma passiamo alla punta di diamante di questa squadra. Secondo me, il giocatore più forte di questa squadra, ovvero Alexandre Lacazette, che in questa versione upgrade è veramente mostruoso. 4 partite, 7 gol in un attacco a 3. Quindi tre attaccanti, non è come un 4-3-3 con due ali, questi sono tre attaccanti, cioè una punta e due seconde punte. E fare 7 gol in 4 partite è veramente una cosa mostruosa, soprattutto per il suo prezzo, 2400 crediti, perché ha 88 velocità, 83 tiri e 85 dribbling, statistiche che potrebbero essere tranquillamente di un giocatore anche valutato 88-89 di overall, secondo me. Con anche un alto normale di work rate, quasi... praticamente ottimo, perché alla fine i work rate non influiscono tanto, e quelle poche volte che il normale di difesa si fa sentire ci sono comunque gli altri due attaccanti che lo aiutano. Quindi questa è la squadra, veramente squadra ottima, 20.000 circa come prezzo, poi comunque come si sa i prezzi variano su FIFA, perciò comunque lo standard è quello. Perciò spero che questa squadra vi sia piaciuta e mi raccomando fatemi sapere con un bel commentino se l'avete provato o comunque avete voglia di provarla. Mi raccomando, come vi ho già detto, passate dal sito in descrizione e ci si vede alla prossima. Hola!